Lo sposo è con noi. In questa pagina di Vangelo, Gesù incontra il confronto con gli apostoli di Giovanni e coi farisei, i quali sono più interessati a gareggiare per chi tra di loro sia il migliore dell'altro, piuttosto che domandarsi il perché del bene che compiono. Dal Vangelo secondo Marco. I discepoli di Giovanni e i farisei stavano facendo un digiuno. Vennero da Gesù e gli dissero: «Perché i discepoli di Giovanni e i discepoli dei farisei digiunano, mentre i tuoi discepoli non digiunano?» C'è qua la tentazione di una superbia morale. Non si chiedono se stiano digiunando bene o male. Guardano agli altri. Se vuoi proprio confrontarti, guarda chi è migliore di te. Chi fa il male giustifica sempre le sue azioni. Gesù disse loro: «Possono forse digiunare gli invitati a nozze quando lo sposo è con loro? Finché hanno lo sposo con loro, non possono digiunare». Non basta fare bene le cose, non basta neppure domandarti perché lo fai. Chiediti per chi lo fai. Se fai il bene solo per te stesso, smetti di farlo. È Gesù al centro del mio sacrificarmi per gli altri? Ma verranno giorni quando lo sposo sarà loro tolto, allora in quel giorno digiuneranno. Il digiuno non è un esercizio di volontà, ma è fame di Dio da cui dipende tutto. Nessuno cuce un pezzo di stoffa grezza su un vestito vecchio, altrimenti il rattoppo nuovo porta via qualcosa alla stoffa vecchia e lo strappo diventa peggiore. La fede non è fare i buoni, non è esercizio di stile, è incontro con Cristo che cambia la mia idea sbagliata su Dio. E nessuno versa vino nuovo in otri vecchi, altrimenti il vino spaccherà gli otri e si perdono vino e otri, ma vino nuovo in otri nuovi. Signore, donami di cambiare dentro e fuori. Trasfigura il mio volto. Che io sia unito a tutto, ma schiavo di niente. Quale novità può farsi strada oggi nella mia vita? Iscriviti al canale e attiva la campanella per le notifiche. Scarica l'audio di questo commento trovando il link in descrizione. A domani!